Del fattore, parlate di uscita dell'Abruzzo dall'emergenza, situazione dunque ancora difficile nella nostra regione dopo quanto accaduto negli ultimi mesi? È una situazione ancora molto difficile, per questa ragione CGIL e CISL e UIL hanno predisposto un decalogo, una piattaforma unitaria contenente 10 punti, 10 punti che hanno questa intenzione, quella di dare risposte immediate all'emergenza ma al tempo stesso prospettare risposte che diano la possibilità a questa regione di vivere una nuova fase di crescita, di sviluppo e di uno sviluppo di qualità. Emergenza e nuove prospettive di sviluppo le teniamo insieme. Per l'emergenza si tratta immediatamente di dare risposta ai tanti lavoratori e lavoratrici che hanno bisogno della proroga degli ammortizzatori in deroga nei comuni colpiti dal sisma e nei comuni colpiti dal maltempo. In secondo luogo si tratta di cominciare a individuare misure che possano dare anche possibilità di sviluppo economico in queste zone. Per esempio con l'istituzione delle zone economiche speciali che possono attirare investimenti, investimenti di qualità legati alla peculiarità del territorio. In terzo luogo bisogna prevedere urgentemente un piano straordinario di messa in sicurezza del territorio e degli edifici, concentrando le risorse, stabilendo priorità, intervenendo sulle scuole, intervenendo sugli ospedali, intervenendo appunto su un piano di risanamento straordinario per la tutela e la manutenzione del territorio. E bisogna che a queste realtà si diano risposte in termini di un rafforzamento di servizi di qualità, di welfare, di sanità territoriale. Bisogna dare la possibilità affinché non ci siano più i tagli sul trasporto pubblico locale che rischiano di marginalizzare ulteriormente queste zone. E c'è bisogno di fermare i tagli che in conferenza Stato-Regioni a febbraio sono stati decisi proprio sulla sanità e sul welfare. Questa è la nostra piattaforma, questa piattaforma la confronteremo con tutti, ma questo confronto lo accompagneremo con iniziative e mobilitazioni unitarie.